A un certo punto c'era sto vecchieretto che ogni mattina alle 7:15, signori miei, scendeva, si recava sempre alla stessa edicola, arrivava, si accattava il giornale e neanche si spostava dall'edicola, lo pigliava e subito se ne andava nelle ultime pagine dove c'erano i necrologi e cercava, falsapella, e non c'era. Non c'era. Questo falsapella che cercava lui non c'era. Basta, un giorno l'edicolante che lo vedeva arrivare tutte le mattine, ci veniva il giornale, ci vedeva fare questo affizio ogni mattina. Affizio. Una mattina ne uscivo dall'edicola e ci disse: scusa, ma cosa sta cercando nei necrologi? Dice: falsaperla a Rosario, per gli amici Saro. Dice: ma è che è un amico suo, un parente? No, dice, sogno io. Dice: perché lei si cerca, andò al giornale, andò al necrologio. Dice: sì, dice, tutti i mattini. Ah, ci ho capito, vabbè, chi tu sai, lo compati, dice, vabbè, sarà un poco scattiato, ci manca qualche venerdì. Non glielo poteva dire in faccia, dice, è ovvio. Ci manca qualche rotella, andò, ci rivedo, chiesto, sarà un poco raccossè, scattiatevi. Basta, lo lascia perdere, no? Tutte le mattine continuiamo questa cosa, una mattina non lo vede spuntare. Già salvo chi tu ci pensavo subito. Io a pigliare il giornale, va nelle ultime pagine, l'edicolante e legge: falsaperla Rosario, per gli amici Saro. Io da lì a sto bestia, oggi che c'erano a Minni. Vabbè, insomma, lasciamo stare. Lui era pazzo, ma l'edicolante era bestia. L'edicolante era peggio di lui.